meglio. Quindi togliamo l'aglio, signori. Vi ricordiamo che per queste orecchiette abbiamo bisogno di un chilo di cime di rapa, olio, aglio, delle acciughe salate che sono alla base, si sono già sciolte a quest'ora, e poi tra poco anche la ricotta. Sono pronte le cime, Leo? Sì, ce la facciamo. Eh sì. Vabbè, le cime di rapa sì, in effetti sembrano sempre meno quando si vanno a cucinare. Quando sono crude le verdure sono così ingombranti, poi una volta che si cucinano ovviamente si riducono di molto. A differenza della pasta invece che cresce. Vabbè, questo è il bello anche in cucina. Ok. Va benissimo, le lasciamo ancora un po' così. Signor Lamanna, si avvicina il carnevale. Noi l'abbiamo già vista quasi vestito in maschera sabato scorso quando è venuto a trovarci. Lei a carnevale le mangia le chiacchiere, le polpette di maiale? Le mangio, sì. Le mangia? Poche, ma le mangio. Le mangia anche le castagnole? Le conosce le castagnole? No, le castagnole non le conosco. No, allora le conoscerà questa sera. Sì. Senz'altro. Le castagnole. Le castagnole, un dolce comunque carnevalesco, vero Leo? Sì, le castagnole di carnevale. Ma glielo dico in che cosa consiste. Una sorpresa. Una sorpresa, una sorpresa aspettiamo, per lei. Aspettiamo la sorpresa. Professore Mellage, visto che prima parlavamo dei suoi allievi, ne approfittiamo per salutarli ora, comunque le classi alle quali lei insegna. Sì, tutte le mie classi, quarta D, quinta D, quarta D Anna Caterina in particolar modo, le Caterine sono due, poi la quinta D, la quinta F, la quinta F Maria Cristina, che ora sta lavorando come sempre, e tutti i miei allievi. Comunque la scuola dell'Istituto Alberghiero offre poi ovviamente anche diverse possibilità ai ma da subito, da subito. Vengono già inseriti nel mondo del lavoro. Sì, più garbati, più preparati, più volenterosi, trovano già impiego anche al secondo anno. Ah, anche al secondo anno addirittura. Perché è un bravo chef, un bravo... anche chi ha un bar, anche se capita chi è, può essere un bar in questo momento di lavoro. Se durante i 5 anni vengono pure proposti degli stage, forse? Sì, è un'attività curriculare, un'attività curriculare nella quarta classe, nella quinta classe devono fare circa 300 ore di stage in aziende. In genere i nostri vanno a Rimini, nella costiera. Sì, perché lo fanno quando in un periodo in cui i nostri locali sono quasi tutti chiusi. Lì invece anche a ottobre sono aperti, quindi... Vabbè, è una bella esperienza, senz'altro. Tornano arricchiti da questa esperienza. E c'è chi non torna. Ah, c'è chi non torna, o per meglio dire, torna, se si diploma e torna lì perché... Più possibilità, più sbocchi lavorativi. E poi sono molto ben apprezzati. Sì, sono molto... È una bella opportunità, quindi è una bella soddisfazione anche per la nostra scuola. Soddisfazione per l'Istituto Alberghiero di Soderato. Intanto Leo ha scolato le ricette. Volevo chiedere, ma la variante della ricotta è una esclusiva del nostro chef? Sì, gioca molto di fantasia il nostro amico in cucina, quindi Leo Cerullo si diverte molto a giocare di fantasia. Anzi, Leo, io ti devo portare i complimenti di molte persone che sono rimasti stupiti dai petali di rose, perché la sera di San Valentino ho preparato un risotto con i petali di rose. Caspita. Veramente molto originale, quindi molti complimenti che ti arrivano. Saltiamo bene ovviamente le orecchiette, aggiungiamo le cime di rapa, oh, del verde. Un attimo, ed ecco che è arrivato il momento di aggiungere la ricotta. Ma cosa gli aggiungi nella ricotta per renderla così? Un po' di acqua. Un po' di acqua, ah già, l'acqua calda avevi detto prima, e basta. Quindi è venuta bella, sembra una crema. Una crema. Sì, vedere. Una crema. Vedi? Facciamola vedere, appunto, permetti, facciamo vedere anche la ricotta, guardate qui, non so se è tutta bianca, quindi non la noterete, non so se la distinguerete, però si vede, è diventata proprio una crema, veramente bella, sembra panna. La puoi mettere, dai. La posso mettere, faccio ti aiuto con la crema e poi con la ricotta. Utili anche in cucina. Poi io avevo promesso, Leo, tu ti ricordi? Io sabato avevo promesso di cucinare domenica a casa. Io aspettavo la telefonata per venire ad assaggiare le mie pere con il pesce spada marinato. Guarda, siccome le ho mangiate tutte io, non erano rimaste, allora ho detto va bene, a Leo lo chiamo la prossima volta.
me le sono costate. Adesso dobbiamo seguire. Buone, saranno già ottime, senz'altro si vede un bel colore, un buon odore, queste orecchiette e le cime di rapa. Quindi intanto prendiamo i piatti per i nostri amici, Leo, sì, così li serviamo, li mettiamo insieme alla signora Yolanda, li sistemiamo tutti qui, così tra poco li faremo assaggiare. Professore Mellaggio, volete sapere poi il suo giudizio, è un giudizio di un professore dell'Istituto Alberghiero. Eh sì, ma io non sono un critico, insomma. Oltretutto, professore Mellaggio, gentili telespettatori, oltre ad essere un agronomo, un professore di scienze dell'alimentazione, è anche un lirico, ha la musica dentro lei, un bravissimo lirico, e mi auguro di avere occasione anche di sentirla cantare nel corso di altre trasmissioni, sì, musicali, certo, quindi sì, senz'altro avremo modo di ascoltare anche le sue doti canore. Preso forma, quindi questo primo piatto, orecchiette con le cime di rapa. Leo, soddisfatto, dai, soddisfatto. Ancora non sappiamo l'esito qui di questa prova, vediamo cosa ne pensano i nostri amici, ma ti vedo sorridente, quindi senz'altro sei soddisfatto. Oh no, Cerullo, salutiamo anche tua sorella Angela. Grazie. Ok, allora, signora Adriana, signora Yolanda, mi scusi, facciamo assaggiare, prego, le orecchiette. Grazie. E vediamo che cosa ne pensano i nostri gentili ospiti. Per noi va bene la... la padella, sì, piena. Sì. Grazie. Vediamo che cosa ne pensate, prego, assaggiate pure queste orecchiette alle cime di rapa. Signor Lamanna, la vedo titubante. Sono buone, eh? Che simpatico, buone. Sono buone, oh, buone. Ottime. Ottime, complimenti per lo chef. Buone. Sì, sì, ci vuole. Vabbè, ognuno giustamente chi lo preferisce lo mette, il formaggio, una buona manciata di formaggio, noi da bravi calabresi ne abbondiamo di solito col formaggio. Tu hai il formaggio? Il nostro chef gentilmente. Come sono? Buone. Lo aggiunge. Buone. L'aglio si sente poco. È giusto perché l'aglio, no, sì, 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 certo. Ci dovete rendere conto. Sì. Sull'aglio, perché, sì, perché se tu lo fai tritato, sì, si sente di più. Così adesso, invece, ecco, a un certo punto, infatti, nella cottura il nostro amico Leo l'ha tolto. Sì, c'è le alici, ci sono sciolte però, signor Gigliotti, si sono sperdi. Nella maniera giusta, perché mia moglie... Aspetti, perché non la sentiamo, quindi vengo da lei, vengo a trovarla. Il signor Gigliotti mi chiedeva giustamente delle alici. Le alici le abbiamo viste all'inizio, poi si sono sciolte durante la cottura. Dico, ce ne sono poche, perché mia moglie abbonda. Ah sì, quindi si sente molto. E io glielo faccio notare, che si sente troppo di pesce. In questo caso quindi, invece non tanto. Quindi da ora in avanti dovrò mettere la ricotta. Ah ecco, così un pochino spezza, forza anche il sapore. Bene, complimenti. Vedi, anche il signor Gigliotti ha gradito, anche il professore Mellaggio, a quanto pare, e tutti i nostri gentili ospiti. Signor Lamanna, lo vedo soddisfatto, quindi bene. Siamo contenti, vuoi, Leo, la prima prova secondo è andata, è stata superata, complimenti. Partiamo col secondo. Partiamo. Allora, come secondo, dove dobbiamo andare per questo secondo? In che direzione? Polpette. Polpette. Polipetti. Ah, polipetti, scusa, hai ragione. Affogati alla civetta. Polipetti affogati alla civetta. Ah, allora, Leo, per questi polipetti facciamo già vedere in onda gli ingredienti, perché i polipetti li avevamo visti prima, li avevamo anzi intravisti, e sono qui. Quelli piccoli. Quindi, sì, polipetti quelli piccolini. Vediamo in onda quindi gli ingredienti e ve li suggerisco. Allora, per questa ricetta serve un chilo di polipetti di piccolo taglio, quindi questi piccolini, 4 spicchi di aglio, poi del prezzemolo ovviamente, e peperoncino, poi un bicchiere di olio, mezzo bicchiere di vino bianco secco e ovviamente il sale. Quindi come al solito tu vai a spezzettare per bene i polipetti, vero? Ti tagli molto sottili.